anzi buonasera perché ormai è sera comunque credo che questo video lo farò nei giorni un po' sparsi non penso che vedete un unico video, un unico vlog um, um, un giorno diciamo allora dato che non devo spoilerare allora vi appoggio qua perché se no vi spoilerò la camera anche se un po la vedete <ride> comunque ehm, sono tornata a casa mm, allora io da tre settimane che non, non registro non faccio video e non, non li monto quelli invece che avete visto fino adesso mm, è perché li ho già registrati ed erano già programmati da più di un mese anzi mi sembra che è più di un mese che non registro video perché sono successe tante cose sia cose di salute eh, della mia salute e sia cose diciamo private eccetera che giustamente molte cose non le dirò comunque niente vi voglio far vedere senza farvi vedere i dati che ho la come si chiama devo andare a ritirare le analisi e comunque oggi sono andata a fare delle cioè in poche parole ho fatto la lastra della schiena Uh, perché devo fare dei accertamenti diciamo devo controllare uh, diciamo la mia salute perché giustamente in questi mesi sto avendo un po di problemi mm, secondo me anche un po per il fatto vabbè quello che uh, un po e per eh, l'operazione, l'intervento che avevo fatto e un po' anche per il, il nervoso di quello che ovviamente io sto facendo, comunque, vabbè. Mh, ovviamente non erano pronti perché non te le danno subito, e allora mi hanno dato il foglio con scritto la data in cui io devo andarle a ritirare e portarli dal medico per vedere che cosa, che cosa ho, se c'è qualcosa che non va, eccetera, oppure solo per, diciamo, mettermi eh, con <ride> la mentalità a posto e dire, ok, iniziamo a migliorare il corpo. Eh, ehm, per cui niente, il 13 di aprile dovrò ritirare le analisi che ho fatto per cui andrò a ritirarli questo video voi lo vedete prima di pasqua per cui calcolate che lo sto registrando lunedì il 3 aprile e niente questo è quello che cioè per farvi breve allora in queste settimane sto avendo dei problemi allora sì di sicuro e anche il cibo mentalità del cibo perché da quando sono nella casa nuova mh, ho troppo eh, stress addosso ho troppo nervosismo e io mi ehm, per farvi capire mi affondo diciamo che non ce la faccio quando sono troppo nervosa e stressata ehm, sto più col cibo mangio troppo infatti oh, sono peggiorata perché ho questo problema e lo devo risolvere eh, però mh, non credo che sarà tanto per mh, non lo so non penso proprio per la salute mh, di quello che mi succede perché eh, appunto io ho fatto l'intervento alla pancia e c'è l'operazione dell'intervento alla pancia per cui eh, da queste tre Tre settimane inizia a farmi male l'ombelico dove ho i punti, e, e mi fa male. Infatti, ho tanto dolore ogni tanto mi tira come adesso mi dà fastidio, mi tira l'ombelico dove ho i tre punti uh, dove li ho fatti nella pancia a destra e a sinistra non sento niente, non mi danno fastidio, ma invece i punti dove ho l'ombelico, Punti mi danno veramente fastidio e tirano troppo, infatti, eh, mi fa male, e per cui questo è anche un problema perché è un po' difficile fare le cose quando ti fa male qualcosa, poi ho il problema della schiena. Che da, dopo l'intervento la mia schiena ha iniziato, diciamo, a avere problemi tanto dolore alla schiena non riesco a piegarmi non riesco a stare ad esempio seduta così mi fa male riesco solo a stare mh, sdraiata per cui se sto sdraiata mi va bene non mi fa male ma se io devo stare eh, seduta sulla sedia oppure in piedi o eh, piegata non ce la faccio perché mi fa male troppo e inizia a peggiorare eh, ogni tanto sono eh, diciamo mh, ho troppa ansia eh, per quello che mi mia mente cose mh, tra lavoro e cose mh, oltre e mh, diciamo che certe volte ho anche problemi di respiro di mancanza di respiro ogni tanto faccio fatica a respirare forse per l'agitazione, forse per il nervosismo, secondo me è più il nervoso, perché quando non hai un lavoro, diciamo, fisso, che hai un contratto indeterminato, e hai un, un contratto che non è indeterminato, inizi a, a avere molti problemi, a parte che credo che ce l'hanno tutti, però eh, io sono una di carattere un po' debole. Per cui inizio già troppo a stressarmi, cioè essere troppo nervosa, eccetera. Per cui io, poi, col nervoso, eccetera, ovviamente peggioro la mia salute e non lo dovrei fare. Anche per il fatto del mio cervello che dice: Ok, tu sei stressata? <ride> Apri il frigo, continua sempre a mangiare, eh, quello è quello il problema, e, comunque. Cerco di, di migliorare, di fare quello che devo fare. Dovrò ritornare a quello che facevo prima, prima di fare l'intervento, quello che mi ha, mi ha dato il dottore, mi ha detto il dottore, eccetera. Poi ovviamente sono cose ancora delicate, sono passati quasi otto mesi da, dall'intervento, per cui sinceramente dovrò cercare di stare tranquilla, di non esagerare col cibo, eccetera invece da quando dopo un tot di mesi sto un po' esagerando e questa è un po' la situazione per cui eh, io infatti faccio un po' di fatica a fare i video nel senso che non ho voglia di registrarli di montarli a prescindere vabbè il tempo mm, perché ci vuole tanto tempo per montare e registrare i video credo che in questi mesi fino a quando non ho un, un non mi organizzo credo che, li, che vedete solo vlog e qualche ricetta di cibo che ho già registrato più da due mesi prima ho già registrato questi video di ricette che poi vedete piano piano credo che li metterò però dopo pasqua e niente per cui questa è un po la situazione è un po troppo stress infatti non ho tanta voglia di fare i video per il fatto che arrivi, vai a lavorare arrivi a casa però se stanca devi pulire la casa devi fare questo infatti non riesco neanche a stare su youtube ovviamente cerco il possibile per vedere tutti i video mh, di chi seguo scrivo sotto i commenti i video che guardo per cui faccio il possibile però dato che sono troppe persone che seguo su YouTube per me è molto difficile lasciare un commento oppure guardare i video, però io faccio quello che riesco e, e poi niente in, questi, in queste settimane, in questi mesi sarà difficile per il fatto del lavoro, che poi vabbè ve lo dirò in un altro video. E niente, allora l'anno scorso, anzi in questi anni, mettevo sempre dove, dove facevo un video dove io aprivo le uova insieme a voi. Quest'anno ho deciso di non farlo, di farlo direttamente a Pasqua. Uno perché ci sono troppe persone che hanno aperto le uova e sono le stesse. I, le sorprese dentro che troviamo sono le stesse, per cui capita a me. Cioè e niente. Il giorno dopo vi farò vedere perché adesso è un po' buio e non è che si vede bene. Però vi, farò, vi faccio vedere le uova che poi ho comprato e che eh, apriamo nei giorni di Pasqua, così almeno voi le vedete. Allora, Pasqua e Pasquetta, credo che mh, sono i giorni in cui io non metto i video perché non sono i miei due giorni, per cui sarà. Eh, Pausa neanche il giorno dopo, dopo Pasquetta o prima di Pasqua, vedete i, i video per cui li apriamo insieme, vediamo cosa troviamo insieme. Basta. Per cui un po' di cose vabbè sono cambiate, poi ci sono tante cose che non riuscirò a registrare, A farvi vedere. Uh, ad esempio, uh, non sempre riesco a, far, a registrare o farvi vedere quello che compro. Sia sulla spesa Sia sui prodotti Sia su qualsiasi cosa È molto difficile eh, Perché appunto ci vuole tempo eh, Ogni due per due di star lì eh, Cose così Però niente In più ho deciso anche di fare dei vlog Che non siano Parlati tanto Questo Vabbè e Per farvi capire uh, più o meno quello che succede e che è successo, uh, chi mi segue da Instagram, più o meno sa che pubblico quasi sempre lì le cose prima, e per cui uh, chi mi segue su Instagram lo sa già di quello che è successo, eccetera. Um, se notate, per chi mi segue, sto pubblicando pochissime eh, storie. E poche eh, foto uno, perché mi sono stufata. Due, perché sto cercando di fare una vita um, al di fuori dei social perché dopo un po' ci si deve anche prendere un po' di pausa. stare lontano, e infatti non registro, cioè, non, non faccio vedere neanche su Instagram come facevo prima, quello che facevo dalla mattina alla sera, tutte le cose. Se uscivo, se facevo questo, se cioè. Non, non faccio come prima, voglio un po' cambiare e cambieranno anche tante cose, giustamente, per cui non saranno come, come facevo prima. Ci sono molti cambiamenti che verranno e niente, anche i video, per cui saranno dei video diversi, diversi. Mm. ma credo che non, ci, non saranno neanche parlati perché sarà... Avevo, ho deciso di fare anche i video meno parlati e farvi vedere più cose di quello che faccio così almeno vediamo un po' <coughs> se piacciono di più oppure non lo so adesso valuterò adesso sto montando il, il video che voi vedete in questa settimana della spesa... Quella spesa... Mega spesa che ho fatto all'Eurospin... Tanto ve lo vedete... In questa settimana... Adesso non so quando riuscirò a pubblicarlo... In questa settimana credo che i video... Saranno... Giorni diversi... Non saranno martedì e giovedì... Anche perché... È difficile adesso col lavoro... Pubblicare il martedì e il giovedì... O alle 2:15 e un quarto... O alle 8. Credo che non sarà più un orario fisso, tantomeno giorni fissi. Eh, saranno giorni sparsi, giorni, orari sparsi, perché giustamente facendo i vlog e eh, il tempo mh, sarà molto difficile che riuscirò a pubblicare, che ne so, il martedì alle 2:15 oppure alle 8, cioè, come in questa settimana. Dato che ho preso questa pausa qui cercherò di non fare neanche tanti video. Se riesco due, se riesco uno a settimana ogni tanto tre video, dipende adesso. Vedrò, decido cosa fare e niente, tutto qua, volevo solo chiacchierare e dirvi queste cose qua. Adesso mi metto il pigiama mi strucco perché cosa sto dicendo? Sono le 8:35, per cui di solito io verso le 7 mi metto il pigiama perché sono stanca. Oggi ero in di riposo, per cui oggi appunto sono andata a fare la visita alla schiena ed ero di riposo. Comunque niente. Detto questo, mi metto il pigiama. Questo qua lo finisco domani. Tanto voi lo vedete mercoledì, sì, sì, quasi quasi pubblico il video mercoledì. E invece questo video credo che lo vedete o venerdì o sabato, adesso vediamo. perché eh, Perché poi ci sarà il vlog dove apro le uova insieme a voi. Perché poi a Pasqua e Pasquetta mh, farò un mini vlog che resterà su Instagram, su TikTok, spero che si può dire qua su YouTube, e, eh, e forse lo metterò anche su YouTube, ma dura poco poco, cioè neanche un minuto dovrebbe durare per fare in breve quello che, che faccio. Calcolate che io Pasqua Pasquetta lavorerò perché io lavoro tutti i giorni tranne un giorno alternato. Però vabbè, tanto poi vi spiegherò anche il nuovo lavoro così almeno per chi mi segue da tanti anni sa ehm, credo che qualcuno lo vuole sapere e niente adesso, adesso vi faccio vedere che mi devo mettere il pigiama solo che non voglio spoilerare la camera perché questa ancora non ve l'ho fatta vedere. Ho fatto le clip dove eh, è arrivato il nuovo armadio e basta. Però vi farò vedere poi nel vlog dove, dove metterò le, le clip del nuovo armadio. Il letto non l'ho ancora fatto vedere perché qua in camera manca solo un mobiletto che dovrò comprare e quello per le scarpe e basta. Tutto ah, e i due comodini mi mancano per cui poi la camera sarà finita. Ehm, poi mancherà ovviamente di fare mh, la sala. I mobili mancherebbero i mobili della sala perché non ho niente di mobili. Ehm, il bagno nuovo lo faremo l'anno prossimo, non quest'anno, perché abbiamo deciso di non stressare, diciamo fare i lavori. Ehm, voglio essere un po' più tranquilla per cui l'anno prossimo faremo il bagno nuovo e basta poi c'è la cameretta che vabbè in, camera in cameretta ci vogliono ovviamente la nuova postazione i, i mobili che servono per per registrare video e poi niente tutto qua però tanto vi farò vedere poi in un vlog e vi farò vi spiegherò poi nell'altro vlog questo non è un vlog anche perché non voglio farlo durare tanto niente adesso vi faccio vedere il mio pigiama e poi ci strucchiamo perché anzi oggi è l'ultima puntata del grande fratello vip per cui vorrò per cui voglio finire di vedere mm, chi vince e niente sto andando in tilt perché sono già stanca anche se è oh, va bene ma comunque non è che si vede tanto al buio perché cioè vi faccio vedere ho di gli oggi adesso mi metto il pigiama così vi faccio vedere il pigiamino pigiamino messo Oh beh, ho ancora questo qua perché fa freddino eh, l'avevo tolto l avevo messo quello estivo però congelavo e alla fine ho dovuto rimettere di nuovo questi qua pesanti che è questo di topolino così con le ciabattine e niente e Sì, c'ho il computer Che poi si vede Tutto comunque Adesso tiro giù Parella eh, Allora, vabbè Io direi che eh, Volevo fare questo vlog così mh, Per farvi Diciamo, aggiornare su, su queste cose qua Ehm Adesso credo che in questa settimana ci saranno più vlog ehm, per recuperare tutto quello che non vi ho fatto vedere. Anche perché ho tantissime clip già registrate nei pezzettini di vlog e ve le devo mettere su. Per cui li dovete vedere e niente. Poi se riuscirò piano piano più avanti a fare altri video. Come facevo prima, allora ok, se no, per il momento farò vlog che dove vi mostro quello che faccio e, e niente tutte queste cose qua, e niente, io direi che chiudo quel il video così almeno, poi mh, ne, ne registrerò un altro per farvi vedere le altre cose perché, se no, dopo i video durano troppo e poi iniziate a dire. Cioè, certi, si lamentano. Giustamente, e per cui devo cercare di farli durare di meno e uh, cercare di non parlare nei vlog e devo farvi vedere più cose, così almeno durano di più, ma almeno non state a ascoltare tutte le volte che io parlo, niente detto questo, mi vado a struccare. Noi ci vediamo. Uh, Vabbè, per voi sarà un altro giorno, per me se riuscirò eh, domani farò l'altro vlog, così almeno vi preparerò anche il vlog di dove apriamo le uova. Le uova le apriamo prima di Pasqua, perché giustamente io lavoro e non, non festeggerò Pasqua. Saranno delle. come si dice? Non, non sarà più come prima perché lavorando anche la domenica non, ha, non festeggerò i giorni di festa. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Per voi non so quando sarà, per me eh, sarà anche domani. Per cui voi intanto guardate... Ah no, avete già visto quello della spesa. Per cui niente, adesso vi metterò quello della spesa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!